non c'era privatezza, non c'era niente in pratica, perché erano tutti lì. Era insufficiente con le attrezzature, ma soprattutto la struttura che non c'era, e non c'era possibilità neanche di ampliamento. La lasci con le mostre, no? Tutti giovani, grandi speranze, allegri, non so, in una struttura così, eppure eravamo allegri. Chiamare azienda all'ospedale non è affatto vero, non può essere un'azienda all'ospedale, perché l'ospedale deve svolgere un servizio alla cittadinanza lasciando perdere il budget, non c'è quel budget secondo me. L'aziendalizzazione della sanità è stata molto discussa e secondo me anche molti limiti. C'era un'assoluta necessità di mettere molta maggiore attenzione all'utilizzo delle risorse e agli sprechi. Quindi una responsabilità di chi è responsabile di risultati di lavoro, è opportuno che abbia un'attenzione al fatto che utilizza risorse pubbliche. Adesso diciamo che c'è stato un momento in cui gli sprechi erano diventati veramente esagerati, per cui è stato necessario tagliare, ma tagliare senza che culturalmente ci fosse un adeguamento, per cui un'analisi della situazione adeguata, ma semplicemente un taglio. Vabbè, tagliare senza abbiamo a che fare con la gente, tagli selvaggi che non hanno prodotto molto, con dei bulloni. È un'azienda, un'azienda che è diverso, il prodotto sono le nascite, il prodotto sono la salute. Il grosso limite del paragonare o comunque trattare le aziende sanitarie come aziende ha spostato e sta spostando forse un po' troppa attenzione agli aspetti economici, al pareggio di bilancio, questi aspetti, per cui in realtà ecco, su questo decisamente non è vissuto bene da una parte, perché molti mi dicono io sono qui per fare il medico. Noi è vero che guardiamo i conti, perché ci sarà accorta che guardiamo i conti, però devo dire che facciamo quasi sempre un milione e mezzo di volume di ricoveri in più che non paga nessuno. E anche a livello ambulatoriale molte volte andiamo oltre e non paga nessuno. Quindi non abbiamo solo l'occhio della... insomma, noi facciamo un servizio, capite quello che voglio dire? Noi non è che chiudiamo se a dicembre abbiamo finito il budget. Gestione di percorsi e di processi sul paziente, questo è ovviamente quello che bisogna sempre avere come primo obiettivo. Allora, facendo così, anche le scelte che possono apparire apparentemente economiche, ma che sono necessarie, no? Sono sempre fatte con l'obiettivo di identificare, di domandarsi, no? Quanti pazienti in più posso trattare se risparmio, se efficientizzo un determinato processo produttivo. La managerialità, ritorno al principio, è se io sono, faccio un paradosso, un primario che non curo l'organizzazione, che non so proporre innovazioni tecnologiche, che non so gestire le risorse e che penso di essere l'unico al mondo in nome del paziente assumere un atteggiamento manageriale del lascia fare, è chiaro che non è etico rispetto al ruolo che io sto ricoprendo. Cioè, che manager vuol dire burocrate, cioè occuparsi di aspetti di burocrazia, che purtroppo è anche così, ce lo vivo anch'io sono un dirigente e soffro del fatto che sta peggiorando in maniera sempre più consistente l'impegno che è richiesto per tutta una serie di rendicontazioni, di pratiche. È cambiato che mentre negli anni precedenti con la struttura organizzativa c'era un'afferenza di ogni figura al primario dell'unità operativa, e quindi c'era molta autonomia all'interno di tutte le unità operative, i quali come primario e il coordinatore gestivano tutto il pool del personale. Però è come se si dicesse il Sure-Do-Tour di adesso se lo deve meritare, e se lo merita non solo per le capacità grosse di esperienza a utilizzare una macchina, a utilizzare uno strumento,
Ma se li merita anche perché nell'erogare le sue prestazioni, perché sono un conto le prestazioni e un conto la cura, nell'erogare le sue prestazioni sa comunicare e sa dare fiducia e sa prendere in carico veramente, ma relazionalmente, le persone e i familiari. Altro aspetto. La differenza di oggi, allora, e andò avanti per tantissimi anni, tutto il personale era dipendente dell'ospedale. Muratori, non c'era meccanici, non c'era nessuna cooperativa che entrava, eravamo tutti dipendenti dell'ospedale, quindi con problemi differenti, ma tutti eravamo dentro nella stessa storia, insomma. Quando il processo di aziendalizzazione ha fatto sì che tutti i lavori complementari fossero nell'insieme valutati come pacchetto e affidati tutti all'esterno, lì ricordo i colleghi che insomma ebbero dei problemi, dei conflitti anche forti. Abbiamo lottato, abbiamo fatto anche uno sciopero, abbiamo organizzato di tutto di più, però alla fine è rimasta una decisione aziendale che ha optato per l'esternalizzazione. Ha cercato di dimostrare che non era conveniente. Sì, non era conveniente, ma economicamente, proprio con i dati alla mano, proprio alla lira. Idem sugli altri servizi, che sono quelli che chiamano no core, nel senso che non sono quello di cui si dovrebbe in prima battuta occupare l'ospedale, che è curare i malati, ovviamente, ma di servizi tipo di supporto, che sono fondamentali anche questi, perché fanno la differenza, perché poi il cittadino li giudica e li impatta sul cittadino. Sicuramente è un risparmio, non c'è niente da fare. Adesso poi, voglio dire, con le cooperative eccetera, quindi il personale verrà un momento, non lo so quando, ma che i dipendenti dell'ospedale saranno solo quelli sanitari. Però questo però voleva dire avere strutture anche organizzative e sviluppare competenze in un mondo che cresceva anche dal punto di vista delle conoscenze e delle capacità tecniche richieste per poterlo gestire. Oggi nessun ospedale da solo potrebbe gestire in autonomia queste cose. E per la prima volta all'interno dell'ospedale di Crema è stato proclamato uno sciopero per l'ospedale di Crema e abbiamo avuto in quello sciopero lì adesioni notevoli, chiaramente notevoli, considerando il fatto che la maggior parte dei dipendenti è contingentata, no? Perché abbiamo una legge che ci dice che il servizio deve essere giustamente garantito. E abbiamo fatto una manifestazione al di fuori dell'ospedale, tutti i servizi amministrativi erano chiusi, tutti i servizi tecnici, i servizi erano chiusi, quindi c'è stata un'adesione notevole da parte del personale. Oppure in questo caso che erano arrivati dei personaggi che avevano messo in piedi una vendita di pellicce, di giacche a vento, di vestiti, eccetera, non ti ricordi? Nel giro di mezz'ora è venuto fuori e dico: divino, si dice che i mercanti abbiano invaso il tempio, e lui si prova la pelliccia e dice: ma no. Insomma, il direttore era sempre rappresentato come il faraone. L'intento nostro, come il suo, è stato sempre quello di evitare che l'azienda rompesse il fronte della RSU. Quindi noi siamo stati sempre compatti, non abbiamo mai fatto una questione di bandiera, ma il nostro problema RSU è stato sempre il problema del comparto nell'insieme. La leadership non tanto a forze politiche, era l'intermediazione sanitaria, cioè il direttore sanitario, che era quello che interpretava in modo forse troppo acuto, troppo eccessivo questo mandato di governo. Non era tanto la parte politica, secondo me. Noi eravamo il popolo che diceva le cose come erano, insomma il re è nudo, ma tiro lì. Perché una volta il primario era quello che aveva la voce su tutti, adesso no, perché ci sono dei distinguo, quindi il professionista, come è in tutto il mondo, il medico è il medico, quindi è l'esperto della cura, del far diagnosi, della terapia, e l'infermiere o il caposala o il manager del reparto invece è un altro. E quindi loro su queste cose
bisogno di fare tutto, quindi capi dipartimento, capi, cioè capi di tutto. Esecutiva, il lavoro era molto più esecutivo. Allora si lavorava tanto a macchina, sulla macchina da scrivere, si scriveva tantissimo, mi ricordo. Dai, poi è arrivato il primo computer, addirittura facevamo i turni per utilizzarlo. Scusa, i primi ad avere un computer in ospedale, perché un nostro consigliere che aveva un'azienda su Cremasco, usava il computer e io una sera sono andato nella sua azienda perché ero incuriosito da quello che lui raccontava. E infatti sono andato da lui e mi ho fatto vedere e dice guarda, lui con questo computer io faccio tutte queste cose. È una volta che sono introdotti i dati nel sistema informativo, questi dati sono conservati vita naturale durante, diciamo, e quindi li può consultare in un qualsiasi momento. Consultare vuol dire anche tutti i pregressi, gli accessi precedenti del paziente. Avevamo un signore che faceva il programmatore e ha programmato insomma, per poter svolgere determinati programmi, mi veniva la propria, ma ci ha fatto tutti i programmi nei vari settori per poter gestire tutte le cose. Pensiamo anche alla radiologia, quindi ha conservato tutti i referti e le relative immagini da quando abbiamo anche digitalizzato le immagini e sono scomparse del tutto le famose lastre, quindi gli afanoscopi sono solo complementi di arredo, adesso non servono più. E quindi c'è tutto, diciamo, e il medico dalla sua postazione può vedere tutti i precedenti e fare migliore diagnosi. Adesso i tempi sono modificati, compressi nel tempo, la strumentazione, quindi così dà della dinamicità molto diversa, e le decisioni sono un po' più veloci. Si poneva quindi per la rete ospedaliera un grosso problema di razionalizzazione del territorio. No, cioè nel senso siamo in un sistema di rete e quindi bisogna anche far sì che non tutti i punti di questa rete devono essere allo stesso livello, ognuno ha una propria missione, una propria vocazione e quindi bisogna essere anche consapevoli di questo. Dal punto di vista funzionale comunque si trattava e si doveva fare una sorta di riorganizzazione senza dover pensare di chiudere, ma cercando di affidare delle specifiche competenze che potesse essere assolte anche in quelle condizioni. Quindi anche nella ricerca delle tecnologie non dobbiamo muoverci alla rincorsa. Sotto questo profilo c'è una, almeno a livello di Regione Lombardia, cioè il sistema sanitario è un sistema regionale sostanzialmente, quindi c'è un governo regionale sia negli investimenti e quindi nel distribuire, nell'allocare le risorse, quindi le innovazioni tecnologiche in punti, possiamo dire, in modo decentrato per coprire l'intero territorio, ma non necessariamente essere eccessivamente capillari. Ci siamo trovati con Comunità Sociale Cremasca, con i servizi sociali, con il piano dei responsabili del piano di zona e abbiamo detto, beh, poiché non abbiamo la bacchetta magica e non possiamo partire, cerchiamo di capire quale può essere una delle priorità per i nostri cittadini. E abbiamo evidenziato che, per esempio, abbiamo un problema di inserimento nell'RSA del paziente anziano. Non è esatto quello che ho detto. In realtà non è la difficoltà dell'inserimento, ma è il concetto da parte del cittadino di pensare l'RSA come una meta finale definitiva, senza pensare alle alternative che possono esserci sul territorio. Quindi oggi c'è una maggiore interazione e quindi l'ospedale è sentito come parte integrante della vita di una comunità e questo sicuramente è un fatto positivo. Sì, si attraversano certamente anche delle tensioni e delle difficoltà, soprattutto negli ultimi anni, perché poi alla fine comunque
ogni sindaco legittimamente vede la propria realtà, il proprio anche piccolissimo comune come entità che sta vicino ai cittadini, quindi chi ha bisogno viene a bussare, no? Chi vuole, chi ha necessità dei servizi bussa dal sindaco, e quindi spostare la dimensione dell'accoglienza locale all'accoglienza sovracomunale è una bella sfida. È vero che tradizionalmente il tema della salute è stato proprio appannaggio dei medici di base dell'ospedale, mentre il tema dell'attenzione alla persona sul versante sociale era e è di competenza del comune. Naturalmente però, perché le persone sono un tutt'uno e non sono compartimenti stagni, è evidente che si debba incentivare una relazione, un dialogo fra questi due mondi. Esistono sul territorio, esistono e devono essere ampliati sul territorio dei servizi che possono far sì che l'utente non consideri esclusivo l'accesso in RSA. Allora, per fare questo ci siamo messi intorno al tavolo, abbiamo strutturato questo nuovo sistema per cui chiunque soggetto anziano che ha una certa fragilità, una certa sicuramente una cronicità, sicuramente un'età avanzata, ma può essere anche una fragilità, invece che fare la domanda diretta all'RSA, quindi per avere un ricovero, si rivolge ad un'equipe di valutazione multidimensionale. Questo potrebbe, diciamo così, essere una sfida del futuro per chi verrà, pensare che se CREMA mantiene questi elementi di performance, questa affezione da parte della popolazione del cremasco, grazie anche a un alto livello di professionalità che io ho trovato in questo ospedale e che abbiamo contribuito in minima parte anch'io ad arricchire, è stata la ricerca di professionisti molto in gamba. Secondo noi questo ospedale non lo devono chiudere, cioè non lo devono accorpare, perché quando l'accorpano i soldi, che sono sempre di meno, li daranno nel posto dove c'è la sede, e se sei lontano c'è il rischio. Se ci sono due tag da cambiare, sì, e ce ne sono i soldi per uno, è difficile che la cambi tu che sei in periferia, no? E che rispetto a quello che li fa sotto casa. Questo è il rischio. Perché noi siamo passati da una medicina degli odori, come era negli anni 80 e 70, sì, degli odori, no? Perché era l'odore dell'alcol, l'odore dei fluidi corporei, l'odore della sbruciacchiatura dei bisturi, una medicina super tecnologica. In questo percorso abbiamo un po' lasciato al palo la persona, il paziente, quello del condividere con lui e insegnargli a gestire anche la sua salute, decidere per la sua salute. Con la riforma dell'università e soprattutto dei corsi di laurea, l'antica scuola per infermieri professionali, che aveva un aggancio e una formazione fortemente localizzata, era stata abrogata, e quindi per riportare appunto la formazione infermieristica in città a Crema, in modo da rafforzare la presenza del polo universitario di statale, che era già presente con informatica, e quindi per aprire un ulteriore corso, il direttore generale ha presentato istanza dapprima all'università e poi in regione, e la coincidenza, l'assenso espresso da questi due enti ha permesso nel settembre del 2012 di avere le approvazioni definitive, e quindi i corsi sono poi partiti a ottobre, quindi i primi studenti hanno posto il loro piede alla sede di Crema appunto al 10 ottobre del 2012. Io sinceramente sapevo che era un percorso piuttosto difficile, non così difficile sinceramente, più che difficile, impegnativo. Proprio sono 3 anni intensi, però veramente come mi sento pronta per il mondo del lavoro adesso, perché c'è stata una formazione sia a livello teorico che pratico molto, molto duro, ma informativo. Io invece il mio timore quando ho iniziato è che questo mi piacesse sulla teoria ma non sulla pratica, quindi una volta indossato la divisa mi trovassi in un mondo che non mi apparteneva, certo. In realtà poi
non è stato così. Basta prendersi cura, questo essere accanto all'altro, al proprio caro e comunque a un membro della comunità nei momenti più delicati di debolezza è il filo conduttore che caratterizza tuttora la professione femminista. Ogni persona è a sé e quindi dopo la prima volta capisci che quell'approccio con quella persona non può andare bene, lo calibri sulla persona. Esatto, secondo me deve essere proprio una cosa personale che deve venire, deve essere un carattere secondo me. E ovvio che avendo più esperienza, guadagnando anche più autonomia, si riesce anche a dialogare meglio con le persone. Però se manca proprio la base, quindi l'empatia del professionista, del mio.